Via l'intervento per la realizzazione di una mensa scolastica nel plesso di Santa Petronilla, Roseto degli Abruzzi, che comprende sia la materna sia le elementari. Si tratta di un intervento reso possibile grazie al finanziamento di 385.000 euro ottenuto tramite PNRR, che dovrebbe durare secondo il cronoprogramma circa sei mesi. È un'opera importante, il primo finanziamento inerente alle scuole del PNRR che mette piede qui a Rosetto degli Abruzzi, dei tanti che abbiamo intercettato, è una soddisfazione per la mia amministrazione, per la squadra che ha saputo intercettare dapprima i fondi e poi in tempi rapidi, secondo appunto le, le indicazioni del PNRR, metterli a terra con una progettazione che prevederà appunto la realizzazione di una nuova mensa in una scuola che anni fa ha rischiato di essere chiusa, ma per la lungimiranza di alcuni amministratori e oggi per la scelta di questi amministratori rimane all'interno di una frazione, quella di San Santa Petronilla, importante per la città di Roseto, una presenza costante, una presenza vera, una presenza che permetterà a tante famiglie di avere un servizio di qualità. La nuova struttura potrà ospitare fino a 120 alunni andando a colmare una carenza di servizio segnalata dalla dirigenza scolastica, vista la crescita della scuola di Santa Petronilla anche per le iscrizioni negli ultimi due anni. Una scuola importante del nostro territorio che, soprattutto negli ultimi anni, sta avendo anche nella proposta didattica veramente tanta partecipazione e tanta attrazione. Questa era una scuola che tanto tempo fa rischiava di chiudere, fu poi l'amministrazione Pavone a salvarla e tenerla aperta. Oggi, un ulteriore investimento che andiamo a dare ad una frazione come San. Petronilla, ad una scuola, una nuova mensa: 385 mila euro di investimento, 160 giorni per la realizzazione, tre interventi importanti per gli investimenti sulle scuole che questa amministrazione ha intercettato.